una delle variabili più importanti per riuscire a fare performance in uno squat è il ritmo dell'alzata. Mantenere un'alta frequenza di allenamento sul gesto vi permetterà di diventare sempre più fluidi, sempre più padroni del gesto stesso e quindi di migliorare il ritmo sull'alzata. Una delle varianti che mi piace applicare agli atleti che hanno già una buonissima efficienza nello squat, quindi hanno già una skill tecnica di un certo livello, è quello che io chiamo lo squat in apnea. Consiste nel generare un primo incastro per la prima ripetizione, quindi pressorizzo l'aria, mi proietto in spinta sul piede, attivo il dorso e mantenendo quello stesso incastro vado a procedere per le ripetizioni successive, quindi senza resettare la pressurizzazione dell'aria e l'incastro tra una rep e l'altra. Ovviamente questo è una variabile, una variante che si può applicare a percentuali non troppo elevate, quindi dal 60 massimo 70% del massimale e non più per 4-5 ripetizioni.